Do la parola a Santorini dell'Università di Urbino e al dottor Mattiero dell'Università di Padova. Bene, dopo queste relazioni molto puntuali, anche sotto un certo punto di vista un po' aride, no? dove formule matematiche con cui dovremmo fare necessariamente i conti, e questo è proprio uno degli aspetti interessanti che dovremmo necessariamente affrontare, perché parliamo un po' di quelli che sono gli aspetti che sono a monte di tutti i processi che abbiamo visto. Il tema che ci è stato affidato dalla dottoressa Colaizzi è quello dei servizi ecosistemici, quello che il nuovo collegato ambientale definisce pagamenti dei servizi ecosistemici ambientali. Che parte dal tema delle funzioni ecologiche, dal tema delle funzioni ecologiche e quindi dal tema della gestione di sistemi complessi e di sistemi che hanno funzionalità diverse. Come esempio, un organismo o un organo, come in questo caso una mano, che è caratterizzata da, è interessante questo aspetto, semplicemente perché in questo caso noi approfondiamo il tema dell'apparato circolatorio, quando poi l'obiettivo finale diventa la funzionalità della nostra mano, quindi la funzionalità del paesaggio con tutti gli usi noi che di quel paesaggio dobbiamo sviluppare. In sostanza, se da una parte un versante che finisce in un corso d'acqua ha determinate funzioni ecologiche, queste funzioni ecologiche diventano servizi ecosistemici nel momento in cui l'uomo li utilizza, no? Diventano funzioni, servizi ecosistemici nel momento in cui sono elemento chiave del benessere antropico. E una parte di questi sono normati e sono valutati, come abbiamo appena visto. Quindi dobbiamo cercare di mettere insieme il mantenimento della funzionalità ecologica con il tema dell'uso e il tema del costo per poter mantenere questa funzionalità, questa efficacia territoriale da un punto di vista ecosistemica. La bibliografia è notevolissima, iniziando dalla metà degli anni 80 fino ad arrivare al 97, quando Bob Costanza cominciò a valutare da un punto di vista complessivo mondiale della biosfera economicamente le funzioni ecologiche, per poi arrivare al Millennium Ecosystem Assessment nel 2005, in cui per l'Unione Europea si vide come questa funzionalità ecosistemica diminuiva proprio perché c'erano delle alterazioni e quindi si innescavano dei processi di costi ambientali per poter ritornare ad avere quella efficienza ecosistemica che, come vedete, determina il mantenimento del benessere umano. Tutte queste funzioni, che sono funzioni di approvvigionamento, funzioni di regolazione, perché noi utilizziamo una risorsa perché c'è un sistema ecologico che determina quella quantità e quella qualità di acqua. Quindi tutti questi aspetti, tutti questi elementi vanno a concorrere a determinare la qualità di quello che noi cerchiamo di regolamentare. E in un sistema che dobbiamo cercare di tenere ben definito e ben presente, c'è chi utilizza la risorsa e c'è chi invece, oltre ad utilizzare parte della risorsa, con le sue azioni cerca di mantenere la qualità di questa risorsa, quindi la qualità della funzionalità
dell'ecosistema. Questo perché di fatto la gran parte degli ecosistemi fanno questo indipendentemente che noi lo vogliamo o no. E quindi in un qualche modo dovremmo, e questo è stato fatto e lo stiamo facendo, cominciare a valutare sia da un punto di vista fisiologico che da un punto di vista economico le funzioni degli ecosistemi, che diventano poi un elemento chiave nella valutazione dei costi ambientali. Brevissimamente, uno non si aspetta forse mai, no, che un bosco possa avere, butto lì come elemento di ragionamento, un bosco possa avere tutte queste funzioni. Siamo naturalmente abituati a pensare all'uso diretto: quanto vale un bosco, quanta legna produce, mentre invece un bosco vale per quanta acqua riesce a depurare, per quanta acqua riesce a trattenere, per quanto suolo riesce a trattenere, per quanta CO2 riesce a fissare, per quanto ossigeno riesce a produrre, e poi ci sono tutti gli altri. Quindi capite bene che il tema della valutazione di base della funzione è un tema estremamente importante da prendere in considerazione. In un reticolo idrografico, qui rubo al direttore del CER, del canale Emiliano-Romagnolo, insieme al collega giapponese della regione Emilia-Romagna del settore agricoltura, per il reticolo idrografico le cosiddette esternalità positive, cioè le funzioni ecologiche che diventano servizi, e poi l'aspetto di costo, di esternalità negative che in qualche modo bisogna introitare, diciamo così. E qui c'è un elenco abbastanza dettagliato di quello che noi dobbiamo poi pensare di analizzare in maniera precisa per poter fare un conto che possa essere un conto efficace da questo punto di vista, in cui i nostri costi ambientali, i costi della risorsa, poi, come abbiamo detto, diventano elemento di valutazione importante. Come fare per sviluppare questo? Ci sono una serie, in maniera abbastanza didascalica, abbiamo detto come il tema dei costi ambientali sia un peso che deve essere restituito a una opportunità legata al fatto, alla pagina 12 c'è scritto chi inquina paga, ma anche chi usa paga, e questo è un aspetto estremamente importante, anche perché nell'ambito del nostro distretto, tra virgolette, non volevo dire due volte ambito, di riferimento, chiamiamola unità ecologica funzionale, e noi abbiamo chi usa veramente la risorsa e chi usa la risorsa e con la sua attività riesce a mantenere quella risorsa, ad avere azioni conservative rispetto a quella funzione ecologica. Quindi quell'insieme di servizi ecosistemici vengono ribaltati in positivo, e questo è un aspetto estremamente importante che a pagina 22 del nostro regolamento abbiamo questa scheda, che è una scheda direi importante per come noi dovremmo cercare di approcciare al recupero di tutte quelle informazioni utili al funzionamento della definizione dell'ERC. E il primo punto, se voi lo vedete bene, io qui faccio fatica a leggerlo, è quantificare attraverso il punto 2, attraverso il bilancio idrico di disponibilità della risorsa. Quindi il primo punto essenziale, e questo ad esempio è uno dei lavori che è stato sviluppato con la provincia di Pesaro, con Marche Multiservizi, che abbiamo qui presente, proprio il bilancio idrico del sistema, attraverso cui, integrando le azioni con il consorzio di bonifica che deve applicare il piano irriguo attraverso le azioni di PES,
in alcuni bacini idrografici riusciamo, ad esempio nell'Alto Sfoglia, a valutare quanto noi andiamo a risparmiare rispetto a una serie di interventi e rispetto ad esempio all'erosione potenziale valutando il surplus idrico. Oppure in provincia di Rimini il tema dei nitrati e dell'impatto dei nitrati, lavorando esclusivamente sul PSR, su alcune azioni del PSR, noi dimezziamo i costi di depurazione per quanto riguarda il discorso azoto in questo ambito. Quindi ci sono strumenti e opportunità integrate, e questo è importante per riuscire a valutare l'uso indiretto. Attenzione, l'uso indiretto che è la funzionalità intrinseca degli ecosistemi, cioè quello che loro fanno che noi lo vogliamo o no, perché una pianta fissa anidride carbonica che noi lo vogliamo o no, e questo è a beneficio di tutti, non è, ed è un bene pubblico, quindi è un'azione collettiva, di importanza collettiva, chiamiamola così. Poi c'è un settore di non uso che diventa, diciamo così, più complesso riuscire a valutare, ma questi abbiamo visto che riusciamo a valutarli. Importante tra l'altro che la sinergia e la trasversalità che deve permeare le azioni quando si parla di un sistema complesso come un sistema ecologico. Esempio, il tema della contaminazione della falda, il tema della produzione in agricoltura, contaminazione delle acque, tre settori diversi di cui fanno le spese i cittadini di un, diciamo così, costo di questo tipo, attraverso un'azione precisa e mirata in un ambito definito di un settore che è un settore quarto in questo caso, abbiamo la possibilità invece di sviluppare benefici sul territorio e quindi per i cittadini. Quindi questo è un ulteriore tema da prendere in considerazione quando facciamo azioni sul sistema integrato. Importante quindi da una parte il tema della valutazione del valore economico dei servizi ecosistemici e della definizione dei meccanismi di remunerazione. Ci sono varie metodologie, qui l'esperto è il dottor Masiero, che sotto un certo punto di vista sottolinea come le opportunità possano essere, le opportunità messe in campo possano essere efficaci, poi vedremo come possono essere efficaci. Per poter fare un pagamento dei servizi ecosistemici c'è una norma, c'è una regola, sono queste cinque postille legate alla volontarietà, legate alla disponibilità reciproca di fornire il servizio e di acquistare il servizio, e poi ci sono ovviamente tutta una serie, vedete il PES che soddisfa tutti questi cinque punti, e poi ci sono dei quasi PES cosiddetti e altre tipologie che possono essere funzionali comunque a mantenere, cioè il pagamento serve al mantenimento della funzione e quindi della funzione ecologica e quindi del servizio ecosistemico. Gli aspetti sono importanti per equilibrare, diciamo così, il gestore dell'ecosistema e quindi della funzione che viene remunerato e rivolge. Ho la voce grossa, quindi facciamo chi è più forte. Dopo vado là, però. E quindi per recuperare questo bilanciamento con gli acquirenti, quindi i beneficiari del servizio ecosistemico. Un servizio ecosistemico che per avere la sua efficacia deve avere una sua unità ecologica funzionale, perché è un po' velleitario dire vi do il numerino che va bene da Pantelleria a Campione d'Italia.
proprio perché le funzioni sono diverse, le modalità possono essere identiche, però la fisiologia può essere diversa, e quindi bisogna misurare la fisiologia del sistema. Identificare delle unità ecologico-funzionali aiuta a identificare gli stakeholders che sono disponibili ad acquisire la funzione e quelli che sono disponibili a produrre questa funzione. Questo è il tema generale a livello internazionale. Il peso di questi pagamenti dei servizi ecosistemici nel settore idrico, vedete qual è di fatto il tema da un punto di vista economico, e non sono cose, diciamo così, che pesano poco nell'economia gestionale del territorio. Da un punto di vista dell'incremento che c'è stato nel ricercare questa opportunità che mantiene le funzioni e innesca quei circuiti virtuosi che adesso vengono chiamati economia circolare, no? Che non è altro che di fatto un equilibrio ecosistemico, un flusso di energia all'interno di un ecosistema. E queste sono le tipologie di fonti, e vedete come oltre il 50% sono, sono accordi bilaterali importanti da questo punto di vista. Ci sono esempi numerosi, adesso vado, cerco di andare molto velocemente. La diga di Ridracoli, che è quella che rifornisce la Romagna del suo approvvigionamento funzionale. Poi abbiamo visto prima, qui sono circa 30 milioni di metri cubi d'acqua, prima abbiamo visto invece quell'area vicino a Rimini, dove ce ne sono sotto il diciamo sotto i piedi dei riminesi oltre 100 milioni di metri cubi d'acqua che concorrono insieme a fare il tesoretto, diciamo così, di acqua, e questo si spiega del perché l'attività turistica si sia sviluppata lungo la costa riminese, dove abbiamo 5 milioni di presenze circa e 15 milioni di presenze annue, e durante il periodo estivo, dove altri sono in crisi idrica, qui c'è gente che si fa 3 docce al giorno, insomma, quindi questo è un aspetto importante. Ci sono altre situazioni e altri esempi dove le aree forestali di infiltrazione, azioni importantissime che mantengono la stabilità funzionale dei sistemi, in questo caso dei sistemi idrici, azionando, cioè lavorando sulle coperture. Il tema dell'agricoltura è un tema enormemente importante, lo potete immaginare, e l'avete visto con la sinergia, per cui diventa l'agricoltore un interlocutore chiave nel mantenimento di quelle funzioni che noi andiamo a regolamentare, e in questo senso dobbiamo in qualche modo riuscire nel costo della risorsa a valutare come splittare chi è che offre e chi è che mantiene rispetto a chi è che riceve. I classici esempi newyorkesi e della Vittel in Francia, che credo tutti conosciate, i newyorkesi non pagano la depurazione perché la pagano i proprietari forestali dei bacini, perché sono i boschi che fanno la depurazione, e i proprietari forestali guadagnano quelle cifre lì. Come vedete, la Vittel invece, ditta privata, ha innescato un processo virtuoso di agricoltura compatibile per togliere l'impatto dell'agricoltura dalle sue sorgenti, dal suo bacino che determina questa cosa. Una cosa interessante, la Gaudianello, scusate ma è fatta con il cellulare,
in un ristorante, per cui ci siamo trovati che, leggendo l'etichetta, a tutela della purezza originaria del bacino naturale, l'azienda sostiene e incentiva gli agricoltori locali. Un vitello in tono minore, ma evidentemente ci sono azioni che tendono non a innescare processi tecnologici, no? il potabilizzatore, per cui comunque o mondi separati, l'agricoltura che va da una parte e la tecnologia di depurazione che va dall'altra. No, io devo incrociarli perché in questo modo risparmio e aumento la qualità della mia risorsa e la stabilità nel tempo della mia risorsa. Un ultimo esempio riferito a un progetto LIFE di cui sia io che il dottor Masiero siamo coinvolti, in cui stiamo appunto valutando tutti questi aspetti legati ai servizi ecosistemici, che sono estremamente importanti perché vanno ad accrescere quegli equilibri che si possono sommare, possono andare a specificare quello che dicevamo prima rispetto ai canoni idrici della Federazione Italiana dei Bacini Montani, rispetto ad esempio ai canoni che questi gestori devono dare alla regione, che però il tema qual è? Che una parte di questi canoni dovrebbero essere reinvestiti nel mantenimento del sistema ecologico che mantiene la risorsa. Quindi i modelli da questo punto di vista, soprattutto legati alle partnership, che sono quelle che poi diciamo così rendono forti e resilienti questi sistemi, sono importanti e sono funzionali e devono partire da un'entità territoriale, vedete, da un sistema territoriale che deve garantire con una sua unità la funzionalità dei flussi che sono all'interno di questo sistema. Quindi i PES sono strumenti moderni ed efficienti, oltre che efficaci, che richiedono un'opportuna strategia riferita al territorio in cui si va a lavorare. Noi abbiamo 22 siti in quel progetto LIFE, per ogni sito abbiamo 3 servizi ecosistemici con cui dover lavorare, e anche se abbiamo lo stesso servizio, le aree sono diverse, dobbiamo attuare strategie perché gli stakeholder sono diverse, proprio nell'ottica di una governance efficace e con un'azione forte legata al ruolo della pubblica amministrazione, che deve avere sempre di più possibilmente il comando di queste azioni per fare in modo che possano essere replicabili sul suo territorio. Gli utilizzatori devono essere informati, perché spesso e volentieri non sanno che hanno un doppio ruolo: oltre a produrre, parlo sempre degli agricoltori ad esempio, oltre a produrre un prodotto, quel prodotto può essere garanzia di una funzione ecologica che altri utilizzano, quindi avere una doppia opportunità. E ovviamente in questo modo. Altre conclusioni: integrazione di risorse pubbliche. Abbiamo visto prima come separando le azioni probabilmente triplichiamo l'impegno, l'energia e i costi, mettendole in sinergia invece le diminuiamo di un terzo o di un quarto, come abbiamo visto. Agricoltori, proprietari forestali, eccetera, offrono un contributo, come abbiamo visto, è fondamentale nella gestione integrata del territorio. La nuova programmazione europea, che potrebbe essere l'ultima, perché per mantenere il sistema funzionale, e sono molti anni che l'Unione Europea ci dà finanziamenti, e dobbiamo tenere presente che l'efficacia non è stata così, l'abbiamo detto in molti, non è stata così importante.
Spesso abbiamo messo delle toppe al nostro territorio che hanno creato più problemi. Il contratto di fiume nel nuovo disegno di legge, il collegato ambientale, c'è come elemento normativo, contratto di fiume, contratto d'area, questo strumento volontario che però vincola, dal momento che è volontario, se stessi alla firma di un obiettivo che è quello della salvaguardia delle risorse, della funzionalità dei sistemi. Per concludere, le azioni, unità ecologica economica funzionale, cerchiamo in questo modo di non andare fuori scala, perché il fuori scala barra globalizzazione ci ha determinato dei guai di ingestibilità territoriale delle nostre risorse. Innescare dei processi perequativi che non sono processi perequativi di tipo urbanistico, ma sono processi perequativi di tipo territoriale, nel senso che ogni proprio nell'ottica di cui si diceva prima, chi usa una risorsa deve riconoscere chi è che la gestisce. Integrazione di azioni, l'abbiamo già detto, comprensione degli effetti potenziali sulle funzioni ecologiche, cioè le funzioni ecologiche insieme hanno una potenzialità importante legate alla scala di riferimento, quindi è importantissimo non lavorare fuori scala. Comprendere come comunità locali possano avere benefici, quindi nell'ottica delle aree interne, nell'ottica delle aree ad alto valore naturale, nell'ottica del riequilibrio costa entroterra, dal momento che l'acqua va in giù e non va in su, questo aspetto diventa importantissimo per un riequilibrio. Collaborare con la comunicazione per aumentare la consapevolezza e l'ultimo punto, che è quello che ci riguarda, una fiscalità nuova che possa tenere in considerazione il valore del capitale naturale e di chi, consciamente o inconsciamente, ma speriamo sempre più consciamente, possa mantenere le funzioni, la qualità e la quantità della risorsa. Grazie. Io prendo la ragione sulla proposta di collaborare e continuare e quindi ne approfitto per che succede?